Massimo, ci troviamo al nono inning e qui Gabriele Orefice richiede, ha scelto proprio il momento meno adatto per richiedere l'amicizia, così non possiamo cambiare l'immagine. L'ha fatta apposta, ci dice. Ci ha incasinato. Allora, tutti chi c'è? Amici che ci aiutano per l'ascesa. Sì, sì. Notiamo che ancora c'è gente che sta arrivando allo stadio. Non sta arrivando, sono quelli che ci stanno aspettando fuori. Sono quelli che sì, ci stanno per gonfiarci di botte, di imbazzate, per randellate. Ancora uno girato, una girata in foul, due eliminati per il Bologna. Yuri Morellini sul monte di lancio sta cercando di chiudere degnamente. Ha subito solo un punto Yuri, o no? Sì, nel corso dell'ottavo inning. Sì. Ancora una spizzata in foul del numero 22, che indossa la casacca gialla del Bologna. Il numero 22. Lanciamo un quesito: chi è il numero 22 del Bologna? Mancano tre eliminati, Massimo. Alta. Bolle per... Inquadriamo il giocatore. Salutiamo il Cobra Faccendini che ci sta seguendo da Benzepollen, Devon, sud dell'Inghilterra. Salutiamo tutti i fregni che abitano nei dintorni della casa del Cobra, tra i quali pure i miei figli. Salutiamo Amerigo, Messi, dove sei? Sali sugli spalti. Cobra, dà fastidio questo palo in mezzo allo schermo? Se vuoi ci spostiamo. Tu cerchi le battutacce. Era Fuzzi che io fregno, Massimo. Sì. Fuzzi. Tu cerchi, sì, le battutacce. Pali di pali. Marchetti. No, Marchetti è il portiere della Lazio, Amerigo. Non è Marchetti nel box di battuta. Hai perso. Allora, nel box di battitura chi si presenta, Massimo? Il numero 24. Claudio Liversiani. Mamma mia, che giocatore. Sì, grande giocatore, veramente. Poco fa c'è giunta voce in sala stampa che a Claudio Liversiani mancano poche valide per superare il record vita di Roberto De Franceschi. Sì. C'è qualcuno dei nostri tanti appassionati amici che ci stanno seguendo in questo momento che ha aggiornato la situazione delle valide vita di Claudio Liversiani? Ancora in foul, in mezzo alla strada. Se non ricordo male, De Franceschi è 1460. Tantissime, sì. Vabbè, De Franceschi ha giocato a 45 anni. No, no, non credo. Già, se non 45, 44. Due strike e un ball su Claudio Liversiani, il pubblico comincia a sfollare. Eh già. Ricordo una volta, Gianluca, proprio contro il Bologna tantissimi anni fa, una partita risolta al nono inning, che fosse con la gente che rientrava. Gli sta bene. Con la gente che rientrava, perché Nettuno stava ribaltando una situazione critica proprio al nono inning. Gente che richiamata dalle macchine quando c'era ancora il campo vecchio, richiamata dalle... Oh, che è successo qui? Dalle urla del pubblico. Si stacca da Yuri Monellini, lancia una palla per terra. Sì, la tua poi forza, se no era bulk. Ah, non lo stavo seguendo. Rubala. Bull. Quarto ball anche su Claudio Liversiani. Forza Yuri, chiudi questo inning. Out? Due out. Marval nel box di battuta. Speriamo che l'anno prossimo... Chissà l'anno prossimo cosa succederà. L'importante è mantenere l'ossatura di questa squadra, rinforzarla. Sì. Perlomeno per allungare il roster, che quest'anno abbiamo sofferto il roster corto. 20 giocatori, vabbè, che sappiamo tutti
le vicissitudini di quest'anno, sì. Però la squadra ha risposto molto degnamente in campo, si è fatta valere, nessuno si aspettava di arrivare ai playoff. Certo. Tutti i ragazzi giovani, no, tranne. Non ci hanno fatto rimpiangere. Tranne Renato e il capitano. E speriamo che qualche nettonese in giro per l'Italia ritorni. Una volata verso il. Vediamo se Peppone la prende e il capitano la prende e si chiude l'attacco del Bologna. Con nulla di fatto. Massimo. Tutto rimandato all'ultimo inning. Andiamo in postazione. Andiamo in postazione. Vediamo un po' se facciamo ritornare la gente da casa. Sì, 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 sì. Vediamo se Ettore. Ettore, lo squartatore Morellini vuol rilasciare qualcosa. Ettore, Ettore, sei in diretta? Sei, non volevi lasciare nulla, Ettore? Niente. Ettore ancora, cioè, è teso per la partita. Va bene, Ettore, ci vedremo prossimamente in trasmissione. Ecco il presidente del Bologna. Ecco il presidente Bologna. Presidente Bologna. Potete sempre venire, però. Ma noi volevamo venire venerdì sera. Volevamo venire ancora i tortellini. Sabato sera alle ore 21 per gara 6. Noi ci premeva venire per gara 6. Chissà se ci fate questo regalo all'ultimo turno di fattura del 21. Noi ci crediamo, presidente. Deve sempre credere. Sempre, sempre. Questo è uno sport. È duro, è non è a tempo, non possiamo fare melina, passa la palla indietro, abbiamo, del calcio. Abbiamo rimarcato prima il bellissimo gesto di Remo Amici che col megafono ha salutato. Meraviglioso. E queste le cose che ci piacciono del baseball. Stavamo commentando che sì. Abbiamo in diretta. Il clima assolutamente, il clima assolutamente. E questo è il baseball che. Però questa finalizzazione di questo benvenuto è stato molto apprezzato, è stato molto bello. Perché vediamo siamo sempre ben accogliti, anche a Bologna. Poi il Tano, come avrà visto nel bar del al bar del Bello, il Tano spostò ci sta sempre, però basta rispettare l'avversario in campo, poi si dice che si è stata prima più forte e più forte. C'è poco da fare. Noi abbiamo la fase del nuovo inning, prossimo giorno il 21, l'esterno sinistro Stefano Giannetti. Il mago. No! Che cosa ha detto il mago? Il mago che l'anno prossimo ritornino a Nettuno i giocatori Paolino, Alessandro, Andrea Pizzigoni, anche il ricevitore Marvara che l'anno scorso si era trovato tanto bene a Nettuno. Niente. Non si trova tanto bene anche a voi. Lo va bene. Ciao ragazzi, dai, fatto tutto. Io credo che quest'anno. Effettivamente nessuno ha fatto, forse va, sì, nessuno ha fatto un grande campionato, sì, 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 sì. Nessuno si aspettava di arrivare ai playoff, presidente. Tutto sommato se adesso non c'è una cosa, sì, sì. Non c'è un ribaltone, credo che poter dire che forse quest'anno in finale sono andate due squadre che più l'hanno meritato, più attrezzate, sì, meritato, sì, anche durante, sì, l'altro del campionato ovviamente. Hanno il roster più lungo, molti di 10 lanciatori. Sì, sono le squadre completamente attrezzate, come tutte le parti. Noto però, stavamo parlando prima, che il Rimini è entrato in forma in questo momento. Rimini è molto in forma. Sì, 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 sì. Rimini è molto in forma e sarà un avversario, come è stato poi in questi due anni. Sarà la terza edizione della finale Bologna Rimini, la prima l'abbiamo vinta noi, la seconda l'abbiamo vinta loro, facciamola bella, dai. E ancora non è detta l'ultima parola, presidente. Ho sempre detto che il baseball è uno sport strano, prima si fanno gli out e dopo si parla. Certo, certo. Simpaticissimo, no. Abbiamo rimarcato più volte strikeout. Chi era? Dicevamo, oggi abbiamo rimarcato più volte la sua simpatia come quella del principe. Personaggio che a Bologna è così piuttosto noto, proprio perché volevamo un po' estemporaneo, un po' no è subito. Se volete matto, più se no dai, insomma, uno su tre è già andato in questo anno, il primo è già andato. Sì anche lo due. Eccolo, ecco il secondo. Ecco il secondo. Ha
fouls e anche terza base per il quarto del secondo minuto. Grazie a lei. No, grazie della vostra disponibilità. Ci vedremo l'anno prossimo. Fantastico. Il prossimo ricevitore Mario Trinci. E ti fate per noi contro Rimini. Non ti, visto, ma le fanno in diretta come l'anno scorso. Forse un paio. Credo che le facciano solo un paio. È uno sgiano, è una cosa triste. Perché potremmo restare qui fino alle 4 di mattina. Vabbè. Di nuovo tante cose, arrivederci. Grazie. Nick Davenport, Massimo nel box. Sì, è l'ultimo out. Io mi sposterei sul dugout della squadra per salutarla rientro. Vabbè, allora aspetta che togliamo tutto quanto. Sì. No, 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 stiamo andando via. C'è stata una battuta in foul. A Giampaolo Faccendini e Cobra è piaciuta l'intervista fatta al presidente Michelini. Nel frattempo abbiamo intervistato anche il presidente. Comunque noi salutiamo Sandro, salutiamo Paolo e ti aspettiamo in diretta della trasmissione, così vorrai usare il minuto Marcoccio, Sardo e Tunese. Altri punti. Aggiorneremo al terzo slide. Ci stiamo spostando verso il lockout. È finita la partita. Bologna passa in finale. Un ringraziamento sentito ai ragazzi del Nettuno che hanno disputato una stagione stupenda. Grazie ragazzi. Ringraziamento ai ragazzi del Nettuno. Vai. Massimo. Complimento al Bologna che ha raggiunto la finale. Ma noi salutiamo lo stesso i nostri ragazzi. Sì, Massimo, hanno fatto, hanno regalato veramente un bel campionato. Una serie un po' così sfortunata, forse un paio di partite si potevano portare a casa, ma dai, è andata bene così forse. Sicuramente questa stagione servirà per fare esperienza ai tantissimi giovani. Penso la squadra migliore, sì. Più completa forse, diciamo così, tutti i reparti. Bellissimo l'abbraccio che si stanno scambiando tutti quanti i giocatori, si vede che c'è amicizia, rispetto. Nel pubblico dello Steno Borghese. E tributa un applauso al giocatore del Bologna. E adesso. Bravo Nettuno! Complimenti! Ciao. Ciao.
passato. Diciamo qualcosa. Cazzo che. Fuori, fuori. Niente, niente. Vediamo un applauso. Sì, vabbè. Sì, 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 sì. Serve. Serve per fare esperienza alla squadra. Pesi massimi, io. Certo, quest'anno è stato un anno molto importante. Tutto il lavoro fatto quest'anno se lo ritrovo l'anno prossimo. Ovviamente bravi, dai. Vai, vai, vai. È cambiato tutto, si è fatto a botte. Che facciamo? Giù, che famo? Sì, sì. Proviamo ad andare giù per salutare. Eccolo qui, un papabile giocatore per il prossimo anno a vestire la casacca del... La Marco Portigliella. Eccolo lì, è sprecato per la Serie A federale. Quest'anno ricordiamo che ha battuto a 360 con la casacca del Cagliari. 3.40. Due fuoricampi? Un fuoricampo. Un Paolo. Che cagazzi con sto telefono? Un fuoricampo. Un stalker. Soprattutto è un amico che nel momento del bisogno c'è sempre. Capito? Giorgio, vienimi a prendere a casa. Sì, nel momento del bisogno Giorgio non c'è mai. Oh, mi sono addormito due ore. Capito, due ore. Mi sono addormito. Giorgio alle 5 vieni. Eccolo lì, Saverio Frasca. Permesso. Permesso, permesso, permesso. Permesso. Fulvio. Sei in diretta, Fulvio, allora, emozioni dal campo, Fulvio. Ma le emozioni sempre le solite, arriviamo vicini, manca sempre un piccolo passo per... Ma io penso che quest'anno stata gettata una base fondamentale per il prossimo anno, hanno fatto esperienza di tantissimi giovani del... Siamo tutti fiduciosi. Sì, 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 per il prossimo anno ora bisogna ripartire subito e gettare le basi, non sprecare tutto il grandissimo lavoro che è stato fatto quest'anno. Che poi la stagione non è finita. No, adesso, no, c'è la Coppa Italia. Ora bisogna studiare bene il regolamento della Coppa Italia. Sì, quando... Forse Rimini. Cosa? Andiamo Rimini, credo. No, Rimini è passato in finale. Sì. Non so, c'era un tri. No, per gli stranieri come funziona? Possono giocare tutti? Sì, penso di sì, possono giocare tutti. Non... C'è Saverio. Ma c'è Saverio Frasca. C'è Saverio Frasca che vuole salutare in diretta gli amici sul bar del baseball. Saverio, ci dica. Perché te devo dire, compa? Se all'inizio del campionato mi dicevo che andavo a fare playoff, mettevo a ridere. Bravo, vedi, è questo. Bisogna solamente fare un plauso. Sì, sì, quello che... salutiamo anche il tifoso ultra Remo. Ultra del Nettuno. Sempre forza Nettuno, sempre. Sempre, sempre. Va bene, Massimo. Possiamo chiudere, penso, i giocatori. C'è Paolino che è venuto a complimentarsi con Paolino, abbiamo Paolino in diretta qui, Paolino. Bravo. Complimenti, Paolino. Complimenti per tutti. In bocca al lupo a tutti. Grazie. Buona fortuna per quell'avventura nuova che ti. Sì. È diventato un giocatore. Ha giocato. Paolino. Un grande bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Noi ti seguiamo sempre da Nettuno, Paolo. Grazie mille. Ciao, Gianluca. Ciao. Grazie per la disponibilità. Ma oddio, ha investito. Sì. Va bene amici, noi vi salutiamo e vi ringraziamo. Un saluto Massimo. Sì. Chiudiamo qui la nostra, per il momento la nostra avventura dei playoff. E glielo vogliamo inquadrare casa base, da casa base? Sì. Guardiamo lo steno e chiudiamo. Scusate ragazzi, chiudiamo la diretta. Riprendiamo da qui, da casa base, e speriamo che l'anno prossimo
questa società riesca a costruire qualcosa di bello, di grande da subito. Ma già da subito, già sì. Da adesso, da quest'anno ha iniziato un bellissimo lavoro e noi vedremo i frutti l'anno prossimo di questo. Va bene amici, un saluto. Bisogna a tutti. Fare un applauso a questa società che veramente ha costruito una bella squadra, dai. Sì, sì. È andata bene. E cerchi sicuramente l'anno prossimo qualche altro nettunese massimo, sono sicuro sì. Che ritornerà. Bisogna allungare il roster. Sì. Tenere tutti questi che ci sono e allungare il roster. Perché i nettunesi che hanno giocato quest'anno si sono tutti ben comportati secondo me. Sì, sì, sì. Va bene, grazie a tutti amici e continuate a seguirci e mi raccomando domani sera alle ore 21 dalla località Spino Bianco. Dai nuovi studios all'aperto. Gli studios di Spino perché Bianco. Perché a casa mia faceva callo. Avviciniamoci qui dagli studios. Mi raccomando amici del bar del baseball, domani sera alle ore 21 circa. Dagli nuovi studios di località Spino Bianco. Siamo qui Giorgio Tamburrini. Faccio saltare la diretta. Dagli nuovi studi di Spino Bianco, frazioni di Piscina Cardillo. No, Piscina City. Piscina City, sì. L'appuntamento con Stefano sera. Bernicchia e Giampaolo Mira. Un saluto a tutti, arrivederci e grazie. La partita è finita al quarto d'ora, ci stavano 30 persone a seguirci. Ma non cambia gol. Oddio.